Ben trovati da Giovanni Pinelli, eccoci a questa edizione serale del TG Web di 076 News. Iniziamo questa edizione parlando del blitz che c'è stato della Guardia di Finanza che arresta i vertici di un'azienda metalmeccanica tarquiniese, estorsione, sequestro di persona, sfruttamento e minacce ai danni di lavoratori, truffa aggravata ai danni dell'INPS. Questi sono i danni e questi sono i reati più che i danni, insomma. Che sono stati contestati quattro titolari di un'importante impresa metalmeccanica di Tarquinia, tutti tratti in arresto all'alba di questa mattina al termine di un'operazione condotta per oltre un anno dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia. Parliamo adesso invece di politica con l'intervento di Florindo Tuono, assessore alle finanze del comune di Civitavecchia, perché il comune di Civitavecchia ha presentato proprio un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo scorso, che ridetermina i contributi spettanti ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, che è stato sostenuto fino all'agosto 2015. Un taglio considerato ingiusto secondo Florindo Tuono. Poi parliamo ancora della querela, insomma, c'è stata nel Partito Democratico, Titei, Luciani, c'è stato questo riavvicinamento tra l'ex senatore, l'ex deputato della Repubblica Italiana e il presidente della compagnia portuale. Messe da parte le questioni personali per evitare di compromettere il futuro della città, Pietro Titei parla per la prima volta della famosa cena che si è svolta qualche giorno fa con Enrico Luciani, un incontro che ha fatto molto parlare, anche se i due avrebbero deciso di seppellire l'ascia di guerra. Vediamo, Luciani ha fatto per due volte la giunta di Titei in passato, per cui c'è stato questo riavvicinamento e magari per loro la speranza di ripresentarsi insieme in futuro. Chi pensa anche alle prossime elezioni è il sindaco Antonio Cozzolino, che non esclude la ricandidatura alle prossime elezioni, ormai che ci saranno tra due anni qui a Civitavecchia. L'ha dichiarato proprio, non esclude una ricandidatura proprio nella conferenza di presentazione del nuovo assessore Alessandra Lecis. Proprio sull'argomento Lecis è intervenuta la presidente del consiglio comunale Alessandra Riccetti, sappiamo mai da diverso tempo ai ferri corti con il Movimento 5 Stelle, e ha dichiarato che la nomina del nuovo assessore Lecis ha il sapore dei pagherò della vecchia politica e certifica che l'associazione Gli Angeli di Civitavecchia fa politica e lo fa per il Movimento 5 Stelle. Questo un commento, diciamo così, a mano da parte di Alessandra Riccetti nei confronti dell'amministrazione comunale. Disco rosso invece per le nuove farmacie che si sono schierate contro la decisione del comune di aprire una farmacia alla stazione ferroviaria. Il TAP ha bocciato la richiesta di sospensiva del provvedimento, giudicando il ricorso infondato. Alla base dell'iniziativa delle nuove farmacie una scelta, quella del comune, ritenuta irrazionale e illogica, in quanto la gestione dell'attività sarà affidata a CIEC e Servizi Pubblici, nuova società formata dopo HCS. La prima con CSP sancisce la rottura tra i sindacati. Si è concluso un rinvio, quello che sarebbe dovuto essere il primo incontro tra CIEC Servizi Pubblici e sindacati sul nuovo percorso che ha di fronte la società. A Palazzo del Pincio si è riunita la commissione paritetica che per la durata giusta il tempo necessario a CSGL, CISL, UIL e USB di formalizzare la richiesta di convocare tavoli separati per discutere dell'organizzazione del lavoro e dello sviluppo di CSP. Questa è l'ultima notizia per quanto riguarda l'aspetto sindacale. L'ultima proprio vera è quella di pallanuoto, è freschissima. Andrea Unioni ha lasciato l'NSNC, squadra di pallanuoto che conosciamo tutti quanti, per motivi personali, per motivi lavorativi e per motivi economici, per cui il capitano non sarà più lui nella prossima stagione. E si chiude qui questo appuntamento con il TG Web di 076 News. Ci vediamo domani per un'altra edizione.